scelsi il settore immobiliare perché nella via dove abitavo c'era una persona che conoscevo, di qualche anno più grande di me, che girava con un macchinone che per l'epoca era una macchina, insomma, importante, e faceva l'agente immobiliare. Allora ho detto, ma evidentemente questo è un settore redditizio. Allora io faccio dei colloqui nel settore immobiliare e cerco di orientarmi in questo settore. E quindi fissai tre colloqui, feci i primi due, chiaramente cercavo un'azienda ben strutturata che mi potesse dare delle prospettive di crescita e così via. Quindi feci i primi due colloqui, una delusione assoluta perché, voglio dire, trovai un'approssimazione. Insomma, disorganizzazione, e quindi ero un po' deluso. E con un mio amico, vabbè, andiamo a fare l'ultimo colloquio, il terzo colloquio alla Toscano, e mi recai alla Toscano in via della Regina Margherita. E la cosa che mi colpì fu intanto la fila di persone sulle scale, di ragazzi sulle scale, era al primo piano per il Accidenti. colloquio. Ma voi siete qui per il colloquio? Cioè, sì. Benissimo, allora passo avanti a tutti, apro la porta, trovo la reception, come avete visto prima, con le due segretarie, insomma, in divisa, e ho lasciato i miei dati, il mio amico ha lasciato i suoi dati. Quando ci siamo rimessi in fila, ho detto, guarda, lo so guardare, ho fatto, guarda, qui è difficile, questa è una banca, qui o ci abbiamo le conoscenze o altrimenti sarà molto difficile che ci prendano. Lui è stato chiamato prima di me, ha fatto il colloquio pochi minuti, c'era la fila, chiaramente si concentravano sulle persone più valide, insomma, no, lui è durato pochissimo e io, nonostante la mia poca esperienza, era la prima esperienza di colloqui, ho capito subito che lui non ce l'aveva fatta. Allora, quando lui è uscito, ho fatto finta di non conoscerlo, perché ho detto tante volte, ci vediamo giù, e io ho detto, sì, ma non ti preoccupare. E quindi mi sono girato, ho fatto finta di niente, cioè, Ma io Tolli, conosco questo. che io conosco, cioè, non è mio amico. Poi mi hanno chiamato a me e invece per me è iniziata l'avventura in questa azienda.